Ciao, sono Angela Mazzotta, ho 25 anni, vengo da Trepuzzi in provincia di Lecce. Ho frequentato la scuola alberghiera Safi a Roma, ma oggi faccio la consulente aziendale per un'azienda che si chiama BIP Business Integration Partners, che si occupa di consulenza direzionale. Ho scelto di andare via di casa a 14 anni, certa che questa scuola mi avrebbe potuto dare quel qualcosa in più che nelle altre non avrei potuto trovare. E difatti, a differenza delle altre esperienze che si possono affrontare in una qualunque scuola alberghiera, mi è stata data la possibilità di fare viaggi all'estero e di rapportarmi con gente di un certo livello nel settore alberghiero. Sicuramente per intraprendere questo tipo di carriera è fondamentale avere una forte passione, e una grinta ed uno spirito e una voglia di mettersi in gioco costantemente, che non è indifferente. Un consiglio che posso dare a chi decide di intraprendere questa professione è sicuramente quello di non arrendersi davanti agli ostacoli che si possono presentare lungo il cammino, in quanto sebbene si tratti di una professione molto faticosa, allo stesso tempo permette di raggiungere obiettivi personali molto soddisfacenti e inoltre permette di crescere in maniera veloce e alquanto poliedrica. Quello che credo è che la Safi sia un mezzo di formazione a 360 gradi che permette di costruire i propri sogni concretamente. Tra gli aspetti positivi rientra appunto la formazione quotidiana che si riceve grazie alla Safi e lo stringere amicizie che ti rimangono per la vita. Sicuramente il valore aggiunto che dalla Safi lo porto dietro con me tutti i giorni e riguarda proprio il prendersi cura del proprio lavoro, cioè prendersi cura sia del cliente che dei propri colleghi, valorizzando ogni singola giornata con un sorriso sincero. L'augurio che voglio fare a tutte le ragazze che avranno la fortuna di conoscere la Safi è sicuramente quello di viverla in ogni singolo aspetto, di non tralasciare nulla e di ricordare quando poi andranno via tutto quello che hanno imparato, di metterlo in pratica e di ringraziare per tutto quello che hanno ricevuto.